Buongiorno, ho comprato questo costume da bagno anonimo, come vedete, e niente, l'ho preso praticamente apposta perché poi mi piaceva farmi un costume unico e particolare. Quindi mi sono detta, visto che te i fiori li sai fare magnificamente, perché non abbellirti questo costume da bagno? Quindi praticamente ora, come mi vedete, sto andando a prendermi un po' di arancio perché lo voglio fare un po' allegro questo costume. Vi faccio vedere i primi passaggi e poi lavorerò in silenzio. E nulla, metto un po' di arancio, metto una puntina di rosso, metto anche una puntina di giallo. Ecco, una puntina di blu. Ovviamente stiamo parlando di colori per tessuto. Puntina di blu. Perfetto. E un po' di bianco. Questi sono i nostri colori e poi andiamo a dipingere. Questo è lo step più lungo, poi andremo veloci. Eccoci. Ora con dei pennelli piatti, mi sono avvalsa di questi, vado a farmi un lavoro. Praticamente vado a lavorare la parte alta, quindi vediamo un pochino se riesco a farvi vedere bene. Prendo il mio pennello, puntina di rosso, una puntina di arancio, una puntina di giallo e vado a disegnarmi il primo fiore. Inizio qui con una rosa, quindi il mezzo cerchio in su. Il mezzo cerchio in giù, come abbiamo sempre detto, il cuore più consistente e i demi lati. E ora andiamo a farci la nostra rosa. Come abbiamo sempre detto, la rosa sono una serie di C, una serie infinita di C. Mi raccomando, fatene tanti di petali perché la rosa di petali ne ha molti. Non vi limitate a due petali perché poi diventa bruttarella. Invece così, come vedete, è una bella rosa. Ora ne andiamo a fare una da questa parte, quindi sempre con lo stesso procedimento. Un mezzo cerchio in su e un mezzo cerchio in giù. Il cuore più consistente e i demi lati, e poi cercando di prendere tutti e tre i colori andiamo a farci chiari e gli scuri in questa maniera con questa serie infinita di C. Ed ecco la seconda rosa fatta. Dobbiamo andare a lavorare per tutto il bordo, di conseguenza andiamo a farne una qui, sempre col mezzo cerchio in su, il mezzo cerchio in giù, il cuore più consistente, i demi lati. E poi con tutti e tre i colori andiamo a darci i chiari e gli scuri. Mi vedete che il pennello a questo punto diventa piatto? Lavorate di piatto così vi vengono delle belle sfumature.
sempre mezzo cerchio in su e mezzo cerchio in giù, con il cuore più rosso, idem i bordi. E poi con il bianco, l'arancio, il giallo vado a farmi le pennellate per le pennellate, praticamente questi sono i petali della nostra rosa più consistenti, in modo da riempire con garbo e gradevolmente il mio fiore. Eccolo. Siamo arrivati a questo punto, ora mi manca uno da questa parte e qui praticamente faremo una rosa rovesciata. Quindi faccio dei petali. E poi con il pennello piatto vado a prendermi ancora dei petali e andiamo verso il centro. 1, 2, 3, 4 e 5, facendo in modo da arrivare verso il centro del fiore. Bene, a questo punto le rose bastano. E ora andiamo a farci qualche fogliolina. Qui il verde già l'abbiamo, di conseguenza vado a prendere una punta di blu che unisco al giallo e mi vado a creare un verde smeraldo con una puntina di bianco e 1, 2, 3 e 4, ecco la nostra foglia. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 ed ecco la nostra foglia. Ne facciamo una piccolina anche qua sopra. 1, 2, ecco qui la nostra fogliolina. Andiamo a riempirci il nostro décolleté con delle foglioline. Come vedete, ho il pennello sporco, ma è questo il bello, quindi vi darà delle belle sfumature. E ora, eccomi, per fare un'altra foglia da questa parte, con un po' di verde in più. Ed ecco che praticamente abbiamo fatto. Non è molto semplice lavorarlo perché per far inquadrare la telecamera non è molto semplice, però diciamo che sto cercando in tutti i modi di farvi vedere il lavoro. A questo punto cambio pennello, ne prendo uno più piccolo e vado a farmi la rosa rovesciata, il cuore della rosa rovesciata. Ed eccolo.
Siamo alla fine del lavoro, come vedete. Abbiamo fatto delle rose, la cartella colori si vede inquadrata bene, di conseguenza non la ripeto. I colori sono per tessuto e come vedete vi potete personalizzare veramente un capo che sarà unico, sarà il vostro e vi distinguete dalla folla. Vi piacciono le mie cose? Allora continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca e alla prossima. Grazie veramente per le nuove iscrizioni e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!